Adesso facciamo un attimo di confusione, riciniamo le sedie perché tanti video. Allora, il messaggio pare sia abbastanza chiaro, nel senso che cioè, quello che a noi piacerebbe, cioè per voler semplificare un po' le cose, è lasciare comunque i nostri figli, perché noi ci abbiamo identificato. Quindi adesso non per poter fare comunque delle enormi dichiarazioni di intenti, però il concetto fondamentale che ci muove come comitato è questo. Un altro piccolo appunto è, sentendo diversi soci, diverse altre persone che hanno magari contatti anche in paese, quindi sai, si dice Vox Populi, Vox Dei, non è necessariamente così, perché molti pensano che il nostro sia un cavallo di Troia, dove dentro mascheriamo una visione politica per le prossime amministrative. Non è assolutamente così. Vogliamo che questo messaggio sia chiaro e sottoscritto proprio a chiarissime lettere, perché la nostra non è un'ambizione politica. Noi vogliamo semplicemente far sì che la gente si renda conto del mondo dove vive, che condivida con noi le cose che ci sono più care, che sono la natura, che sono l'ambiente nel quale viviamo, che sono le tradizioni e tutte queste altre cose. Questo può significare andare contro a delle, tra virgolette, istituzioni con un vissuto secolare, anche qua di Villanova, che può essere il discorso cave, ma può voler dire anche andare contro a tante altre cose che sono diverse rispetto a quelli che sono poi i nostri obiettivi. Essere diverso rispetto ai nostri obiettivi significa che comunque noi non vogliamo levare il lavoro a nessuno, non vogliamo dare fastidio a nessuno, ma crediamo semplicemente nel fatto che ci possa essere un'alternativa dove la gente lavora, dove tutti stiamo bene, ma che non distruggiamo il suolo dove viviamo, che non facciamo dei grandissimi danni per il beneficio di pochi e per lo scompenso di tutti quanti. Quindi questo è il punto fondamentale su cui noi ci basiamo. Chi ha piacere di andare in internet lo trova sul nostro statuto dettagliato in una maniera più raccomandata, con tutti i punti, con tutte le cose. E poi la restante parte della riunione adesso comunque vi presenteremo, anche grazie all'aiuto di tutte le altre persone che comunque sono più ampiamente coinvolte in questo discorso, tutte le altre cose, che fondamentalmente ci saranno due grandi parti, che è quello che abbiamo fatto finora e quello che poi ci promettiamo di fare, nel senso che comunque abbiamo degli obiettivi abbastanza ambiziosi sui quali pensiamo che sia necessario che tutti i soci, tutti comunque i nostri amici, simpatizzanti e quant'altro ci aiutino per portare un maggior numero di persone insieme a noi, perché noi non siamo un partito, lo ritorno a dire, ma siamo soltanto un gruppo di persone che crede che con le amministrazioni, con le aziende, con gli enti si possa parlare con una voce diversa rispetto al solito, cioè non essere passivi rispetto alle decisioni altrui, ma avere una voce che comunque si fa sentire e dice tutto fare. Grazie, possiamo continuare.